L'attesa sta per terminare, giovedì sera alle 21.15 torna Celebrity Masterchef su Sky 1, 12 aspiranti chef, però celebrità nella vita per vari motivi. E cominciamo con una casalinga e scrittrice, perché dice di avere da un lato su una mano il callo dello scrittore, sull'altro quello della scopa. È Barbara Alberti, buongiorno! Buongiorno. Buongiorno Barbara, complimenti intanto per il coraggio di cimentarsi in una sfida così difficile come quella. Ma penso è stato un equivoco. In che senso? Cioè nel senso che a me, io non l'avevo mai visto, perché noi viviamo un po' l'antica e a casa non abbiamo Sky. Ok. Per cui io non ho mai visto questo Masterchef. Conoscevo le facce, ogni tanto poi rimbalzano nei social, qualcosa avevo visto, ma non avevo mai visto una gara. E ho detto, ma no, io sono una casalinga, metto in tavola, non è che so cucinare. E mi hanno detto, ma non ti preoccupare, sono tutti come te. E invece, chissà, saranno tutti agguerriti. Poi specialisti assoluti. Certo. Dei cuochi efferati. Cioè c'erano lo Cicero, Tombolini, Lautieri. Cioè, preparati, pronti, agguerriti. Ma non solo, ma anche alla Tatangelo, anche la... anche orientamenti, devo dire, fantastici erano. Cioè, le uniche due proprio impreparate eravamo io e Laura Barales. Due outsider, quindi vedremo giovedì sera. No, che cosa outsider, tutto male. Ok, ma con Bruno Barbieri, Gio Bastiani, c'è l'arbitro Tombolini, per esempio, sì. Lo Cicero, Amoruso, sono persone, a parte essere dei grandi gentiluomini, ma sono persone che coltivano, quindi conoscono l'alimento dalla nascita, dei veri specialisti. Devo dire, mi sono divertita, cioè, ho capito subito che non c'era battaglia. Non fare spoiler, Barbara, non fare spoiler. A proposito di gentiluomini, no, è collegato con noi anche Lorenzo Amoruso. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti, un bacione grandissimo a Barbara. Allora, grazie Lorenzo, quanto ti ha fatto fatire, lui era il mio capo squadra. Allora Lorenzo, Manone mi avrebbe strozzato, però ti ho tenuto, infatti ancora vi parlo. Allora Lorenzo, come, giudici, come hai fatto a tenere testa a Barbara Alberti? Perché infatti, come state sentendo difficile. È difficile. Ma guarda, è stato, non anticipiamo tanto perché insomma nella puntata si vedrà, però diciamo che abbiamo avuto la fortuna di avere un cast fantastico, veramente un gruppo bello, unito, compatto, da tante risate e per carità qualche anche sorpresa secondo me, perché qualcosa io sinceramente non me l'aspettavo da qualcuno, però devo dire bello, bello davvero, chi più preparato, chi un po' meno, ma questa è una passione che... come me ma anche altri coltiviamo da tantissimi anni. Per te è diventata, è iniziata come una necessità. Allora, Per me è iniziata come una necessità vera e propria, perché puoi immaginare, vai in Scozia, ora con tutto il rispetto per la Scozia che ho, per la Gran Bretagna, però insomma non credo che la cucina sia il loro numero uno di pensieri. Mangiano un po' di tutti, quindi per un ex atleta, ora atleta all'epoca, insomma mangiare era la priorità. Però insomma, fra cucinare in famiglia e gareggiare per Masterchef c'è una bella differenza, diceva giustamente Barbara, che è diverso cucinare e fare delle creazioni così difficili, no? Ma Barbara, guarda, tu sei una che di cucina più o meno ti seguo, vi seguo, siamo molto più vicini di quello che voi possiate pensare. Cioè io a casa cucino con gli amici, col bicchiere di vino al fianco, si fa due risate, due scherzi. Beh, però tu sai quello che fai, Amoruso. Sì, vai, però non c'è mai pressioni, non ci sono mai pressioni a casa. Al massimo, oh ragazzi, c'ho fame, mangiamo. Ecco, lì invece a Masterchef c'è pressione. Era qualcosa di... È quello che fa la differenza. Allora, in bocca al lupo a Lorenzo Amoruso e Barbara Alberti, giovedì sera 21.15 Sky 1 HD Celebrity Masterchef. Buona fortuna a tutte e due, grazie, ciao. 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 Grazie. E buona cucina, ne vedremo delle belle davvero.